Ora si registrerà la conferenza. Perfetto, buongiorno a tutti. Direi che possiamo iniziare. E benvenuti in questa ultima puntata del miniciclo di Geobreaker sulla costruzione di una stazione GNSS a basso costo. Ci rendiamo conto, in effetti, che questa serie di Geobreaker in realtà è, diciamo, tratta di un argomento molto specifico, però ci rendiamo conto allo stesso modo che da questo argomento specifico, ossia la costruzione di una stazione GNSS a basso costo, si possono sempre prendere spunti per poi invece fare altre cose sostanzialmente. Quindi magari potrebbe non essere di interesse tutto il workflow della costruzione di questa stazione, però appunto ci sembra interessante perché uno potrebbe prendere solamente una parte di questo lavoro e adattarla ai propri scopi. Ok, in particolare oggi vediamo questi pochi punti. In realtà iniziamo da riepilogare brevemente la scorsa puntata, quindi giusto per riuscito a sentirmi? Ok, Ora sì. Ok, scusate, ho avuto un problema di connessione. Scusate.
Allora, a questo punto stavamo dicendo che vedremo l'automatizzazione dei vari processi e poi vedremo per ultimo il prodotto finito, quindi che aspetto ha. Ok, la volta scorsa avevamo parlato di RTKlib senza interfaccia grafica, cioè sostanzialmente l'RTKlib in versione per ambiente Linux. Vi ricordo che la stazione permanente che abbiamo realizzato utilizza come computer un microprocessore Raspberry Pi perché sostanzialmente non abbiamo veramente bisogno di uno schermo per utilizzare diciamo in continuo la stazione. Ma basta sostanzialmente un microprocessore che riesca poi a gestire questi processi in automatico, quindi senza bisogno che ci sia un utente a controllarli. Per questo appunto RTKlib dà la possibilità, diciamo, di compilare questi applicativi utilizzando quindi la linea di comando e quindi utilizzarli appunto senza schermo. Questi applicativi sono in particolare str.str, che è l'equivalente di stream server e serve sostanzialmente per la gestione dello stream di dati in uscita dal ricevitore. Nel nostro caso ricordo che il ricevitore GNSS è collegato via USB al microprocessore, quindi la gestione vuol dire il loro salvataggio in formato binario oppure il loro reindirizzamento, scusate, su un server. Poi vediamo convbin, cioè la versione diciamo di rtkconv, sempre a linea di comando in questo caso, che serve per la conversione dei dati dal formato binario proprietario, quindi nel nostro caso abbiamo un ricevitore uBlocks e il formato binario proprietario a estensione .ubx, quindi la conversione da questo formato a il formato invece di interscambio Rinex, che sicuramente è più maneggevole da tutti i software di post-processamento dei dati. Poi abbiamo visto e forse rivedremo un pochino anche oggi RTK-RCV, cioè la versione di RTK Navi, quindi l'applicativo per il posizionamento RTK-ONRTK, e avevamo parlato anche di RNX-RTKP, cioè la versione di RTK-Conv, a linea di comando, per la post-elaborazione dei dati grezzi. Specialmente gli ultimi due applicativi vengono lanciati insieme a un file conf, cioè un file di testo, nel quale vengono poi di fatto scritte e specificate tutte le impostazioni che invece eravamo soliti specificare nelle varie finestrelle quando si usa la versione con interfaccia grafica di RTKlib. Allora, adesso parliamo di questo altro tool utile che poi vedremo come si inserisce, diciamo, nel workflow della nostra stazione permanente. Innanzitutto, la ricerca di questo tool nasce da alcune limitazioni con le quali ci siamo confrontati di str.str in generale di RTKlib. In particolare, non è possibile settare il rate di acquisizione dei dati, cioè i dati vengono registrati tutti con un rate pari a 1 Hz, quindi sostanzialmente un set di osservabili al secondo. Diciamo che andando a vedere tutte le stazioni permanenti in uso, vengono messi disponibili, diciamo, i dati non solo a un secondo, ma anche dati a diversi rate di acquisizione. Per esempio, vengono messi dati giornalieri con rate di acquisizione pari a 30 secondi.
mentre i dati, diciamo, con rate pari a un secondo sono i dati orari. Questo perché? Per questioni di spazio tendenzialmente, perché un file di dati giornalieri con rate pari a un secondo comincia a diventare un file veramente molto molto pesante. Per avere quindi sia il rate, cioè dobbiamo trovare un modo per avere sia i dati a rate a un secondo orari che quelli giornalieri a 30 secondi. Non è però consigliabile far girare due istanze diverse di STR e PSTR contemporaneamente, cioè una giornaliera e una diciamo oraria. Questo perché diciamo che i due processi in background si danno fastidio tra di loro. E la risultante, diciamo, sono due file. Se girano due istanze di STR più STR, avremo come risultante due file con un rate di acquisizione casuale e non costante. Quindi, diciamo, non è consigliabile questa cosa qua. Inoltre, un'altra limitazione è che STR più STR non può essere lanciato con un assegnato periodo di tempo, ma per chiuderlo bisogna necessariamente, diciamo, andare tra virgolette, a uccidere il processo, cioè la linea di comando schiacciare Ctrl-C oppure fare il kill del process ID. In Windows, diciamo, l'equivalente è quando si apre la gestione attività, quindi Ctrl-Alt-Canc, si vede il processo e poi quando sostanzialmente si schiaccia con il tasto destro sul progetto e si digita termine attività. Sostanzialmente è più o meno l'equivalente in Linux. Quindi, come dicevo, per avere le sessioni sia giornaliere che orarie, non conviene lanciare due istanze, ma possiamo integrare questo strumento aggiuntivo, che quindi sostanzialmente quello che vogliamo fare è andare a combinare i Linux orari, unirli e ricampionarli a 30 secondi, sostanzialmente. E questo, come vedremo, forse dalla prossima slide già. Se riesco a far girare, ok. Perfetto. Questo tool che è reso disponibile gratuitamente, GFZRNX, qua c'è un errore, scusate, il link comunque è questo qua, è uno strumento che serve per fare analisi di dati grezzi in formato Linux, sia versione 2 che versione 3. È una sorta, diciamo, di TQC. Se qualcuno di voi, per esempio, fosse familiare con TQC, ecco, questo strumento, diciamo, è abbastanza analogo. Una cosa, diciamo, una nota positiva, ecco, rispetto a TQC è che questo strumento riesce a leggere i Linux in versione 3, mentre TQC invece accetta solamente Linux in versione 2. Tra le funzioni interessanti di GFZRNX abbiamo quindi quella di ricampionare un dataset a un determinato intervallo specifico, dividere o unire un file Linux e un'altra cosa molto interessante è che gestisce in automatico il nome del file in output, specificando quindi o diciamo lo standard Linux 2 o lo standard Linux 3. Esegue come TQC un controllo sulla qualità dei dati, può estrarre diciamo, delle statistiche sui file Linux, comparare tra di loro dei file Linux e anche diciamo, gestire la conversione da Linux in formato 2 a Linux in formato 3 e viceversa. Comunque vi invito a seguire questo link, a leggere il manuale e capire effettivamente tutte le funzionalità che sono veramente molte. Questo, diciamo, è un programma come TQC che non richiede installazione, andrà poi lanciato a linea di comando.
e ci sono, diciamo, diverse versioni a seconda del sistema operativo che si sta utilizzando. Quindi io per la mia stazione a basso costo, diciamo, ho scaricato la versione per Linux, in quanto girando su Raspberry ho questo sistema operativo, però esiste anche la versione per Windows. Tra l'altro ho anche testato su questo computer qua. Perfetto. Noi adesso andremo a vedere quindi queste due specifiche funzionalità, in quanto sono quelle che ci servono per tutto il processo, diciamo, per il workflow, ecco, della nostra stazione permanente a basso costo. Ok. Allora, come vi dicevo, questo programma non richiede installazione e va lanciato a linea di comando. Questo va lanciato a linea di comando sia che lo si stia utilizzando in ambiente Windows, sia che lo si stia utilizzando in ambiente Unix. Ha una particolare sintassi che adesso andiamo un attimino ad analizzare per le nostre specifiche esigenze. Per altre funzionalità chiaramente cambierà la sintassi, ma per questo appunto poi vi rimando direttamente al manuale. Innanzitutto bisognerà aprire un terminale, quindi andare a specificare l'eseguibile, quindi gfzrnx underscore lx, questo underscore lx è solo perché è la versione per Linux, andando chiaramente a specificare anche il percorso dove si trova, quindi per esempio home, py, eccetera, eccetera, se siamo su Raspberry, oppure se siamo su Windows, c, due punti, documenti, eccetera, eccetera. Poi, dopo l'eseguibile, va specificato con la dicitura meno "-fimp", il percorso dove si trova il nostro Linux in input, mentre con la dicitura "-fout", dobbiamo andare a specificare dove vogliamo salvare il Linux in output. E bisogna specificare anche il nome di questo file. Come vi dicevo prima, questo software gestisce anche la rinomina in automatico del file in output secondo lo standard o Linux 2 o Linux 3. Per attivare questa funzionalità, anziché specificare il nome del file in output, bisognerà scrivere questa piccola sintassi, cioè due punti, RX3, due punti, due punti. Se invece volessimo rinominare il nostro Linux a nostro piacimento, anziché questa dicitura, semplicemente dovevamo specificare il nostro nome, quindi per esempio Linux underscore out.rnx, a questo punto veniva specificato quel nome. Per ultimo, in questo caso, per ricampionare il Linux a 30 secondi, bisogna specificare questa dicitura, cioè meno "-smp", e il numero di secondi, nel nostro caso 30. Mentre, ok, per quanto riguarda invece l'unione dei Linux, è molto semplice anche in questo caso, bisogna specificare sempre il percorso all'eseguibile. Nella dicitura meno "-fimp" non bisognerà specificare solo un Linux, ma una lista di file Linux, tutti, diciamo, separati da uno spazio, quindi per esempio Linux 1, spazio Linux 2, spazio Linux 3, eccetera, eccetera. Poi meno "-fout" e analogamente a prima, quindi il percorso nella cartella dove vorremmo salvare il nostro Linux e la dicitura, ad esempio, RX3. Attenzione, questo è un warning, diciamo, che mi sento di suggerire per diretta esperienza. Conviene sempre prima ricampionare i singoli 24 file e poi successivamente unirli. Questo perché, ripeto, per esperienza ho provato a unire 24 file a un secondo e poi ricampionare
tutto il file a 30 secondi, beh, sostanzialmente il computer è andato in crash, perché andiamo sostanzialmente a lavorare con dei file troppo pesanti e quindi o abbiamo veramente delle ottime capacità di memoria e potenza di calcolo sul computer, oppure diciamo questa operazione sostanzialmente causerà il crash della macchina sul quale si sta lavorando. Quindi prima andiamo a creare 24 file a 30 secondi e poi successivamente li uniamo in un file giornaliero. Ok, detto questo, possiamo passare, diciamo, alla parte in cui uniamo i pezzi fra di loro, perché abbiamo tutti gli strumenti a nostra disposizione. Riepilogando, diciamo, le componenti che abbiamo visto anche le volte scorse della nostra stazione a basso costo sono innanzitutto un hardware a basso costo e nel nostro caso, vedete, abbiamo scelto di utilizzare il ricevitore GNSS in doppia frequenza u-blox ZF9P collegato, diciamo, a un'antenna che nel nostro caso si trova sul tetto. Questa qui è un'antenna Hemisphere A45. Chiaramente questo non parlo di prezzi, diciamo che le componentistiche hardware possono essere tranquillamente sostituite con altre. Ad esempio, avevamo nominato anche l'u-blox Neo M8T con un'antenna invece meno performante. Quindi questo, ripeto, va a scelta un po', nel senso ognuno può farlo con quello che più ritiene. Abbiamo bisogno di un server dove salvare tutti i dati, perché diciamo che la stazione deve operare in continuo, quindi poi la mole di dati comincerà a essere, diciamo, consistente man mano che si va avanti nel tempo. È chiaro, non serve per forza un server, si possono anche, diciamo, salvare in locale sul Raspberry. Tenete conto però che il Raspberry, come avevamo visto la prima puntata, diciamo, di questa miniserie, monta a bordo una scheda micro SD, quindi la capacità di storage è quella della scheda, quindi si parla di qualche giga, 32 giga, ecco, 64 giga. Possono anche essere sufficienti, ripeto, però ognuno poi, noi abbiamo sostanzialmente preferito scegliere un server remoto dove andare a salvare i nostri dati e poi sostanzialmente abbiamo utilizzato un software free e open source per la gestione e registrazione dell'invio dei dati e l'invio dei dati del posizionamento. E diciamo questo software chiaramente è RTK Lib. In questa slide a questo punto vediamo lo schema della stazione. Quindi abbiamo il nostro ricevitore connesso via USB al Raspberry e con tutto quello che è in questo box giallo è quello che succede all'interno del nostro Raspberry. Quindi come prima cosa lanciamo un'istanza di str to str che sostanzialmente ha due output. Uno è un output, una scrittura su file, e il secondo output invece è diciamo, il reindirizzamento dei dati su un server. Attenzione, non è questa volta un server remoto, ma è il localhost, cioè ricordo che tutte le macchine in realtà possono fare da server, tra virgolette, da server di se stesso, andando a specificare come indirizzo IP, anziché l'indirizzo IP di un server remoto, la dicitura localhost e ovviamente una porta. Poi, seguendo invece questa strada, andiamo a prendere il file binario e utilizzando l'applicativo config.bin lo andiamo a trasformare in un file Linux e lo carichiamo su un server FTP. Ecco, questo server FTP effettivamente è un server remoto. Quindi, per esempio, nel nostro caso abbiamo utilizzato un server su Aruba. E da questo server noi, collegandoci con un computer esterno, quindi ad esempio con la macchina dalla quale sto facendo il mio jailbreak in questo momento, posso avere l'accesso ai dati Linux. Invece, seguendo l'altra strada, quindi,
strada che reindirizza i dati su server, possiamo e abbiamo lanciato un'istanza di RTK-RCV, quindi quella che fa un posizionamento NRTK, la quale prende in input i dati grezzi e tira fuori sostanzialmente un posizionamento, nel nostro caso un posizionamento per ora in standalone. Il posizionamento in standalone un'altra volta lo andiamo a reindirizzare su un server. Quale server? Di nuovo localhost. Mi scuso, vedo in questo momento che anche in questa slide c'è un errore e l'errore è proprio nella porta, cioè noi andiamo a reindirizzare sia i dati grezzi su una porta, che può essere la porta 1, e però il posizionamento non può essere, cioè quindi una stringa diciamo NMEA nel nostro caso, non può essere reindirizzata sempre sul localhost alla stessa porta, quindi qua semplicemente andrà scritto port 2. Nel nostro caso chiaramente è un'altra porta diversa. Mi soffermo ancora un attimo su questa parte perché una domanda che era stata fatta diciamo durante questi jailbreak era: ok, ma io voglio utilizzare il mio ricevitore come base. Beh, è proprio questo il modo. Utilizzando RTK-RCV, attenzione, lo si può utilizzare anche da rete esterna, quindi aprendo delle porte sul firewall, ovviamente, ma utilizzando RTK Navi posso andare a specificare come input un TCP client. Vedrete che tra i vari input di RTK Navi c'è TCP client, alla voce base, quindi specifichiamo il nostro server e la nostra porta. Andremo chiaramente a specificare le coordinate del ricevitore in un altro menu di RTK Navi. E vi ripeto, se non siete molto familiari con RTK Navi, vi rimando a un altro jailbreak che abbiamo fatto sull'argomento. Quindi, una volta specificato la fonte dei dati in input e specificate le basi, di fatto noi abbiamo utilizzato il nostro ricevitore come base. Per ultima cosa, beh, ovviamente possiamo accedere e dopo vedremo anche come si fa alla posizione in tempo reale e plottarla per esempio su QGIS o comunque su un qualsiasi software applicativo che legge uno stream di dati in formato NMEA. E per ultima cosa vediamo appunto l'utilizzo di GFZ RNX per il ricampionamento e la creazione dei file giornalieri. Quindi abbiamo fatto un applicativo che legge dal server e scarica in locale tutti i file orari, utilizza questo applicativo per ricampionarli ed unirli e li ricarica sul server FTP. Tutto questo è stato possibile andando a creare qualche script, in particolare Python, perché è un linguaggio, diciamo, molto semplice col quale noi siamo abbastanza familiari. E principalmente questi tre script, oltre a uno che si chiama gnss underscore receiver.py, servono per gestire tutto questo workflow che ho appena descritto. In particolare lo script gnss receiver.py, questo qua, pazienza, sono stato troppo veloce a switchare la slide. Comunque, diciamo, quello script serve per definire tutta una serie di caratteristiche del ricevitore. Invece, parlando dello script start acquisition.py, diciamo che le operazioni che fa possono essere così riassunte. Quindi, innanzitutto, definisce l'ora attuale secondo un determinato formato, quindi in particolare l'anno con 4 caratteri, il giorno dell'anno con 3 caratteri. Ecco, ricordo che diciamo il giorno dell'anno viene molto utilizzato negli standard sia Linux 2 sia Linux 3, il mese secondo 2 caratteri, l'ora e i minuti. Poi viene definita la cartella remota sul server dove andrà salvato il file, e se uno invece volesse non utilizzare un server basterà specificare una cartella in locale. E poi si definiscono alcuni parametri con cui vengono registrati i dati grezzi, quindi il tipo di ricevitore, il tipo di antenna e soprattutto il percorso all'eseguibile STR più STR.
Dopodiché, importante, lancia l'applicativo STR più STR in background. Se qualcuno di voi fosse familiare con Python, in questo caso si usa la libreria OS, la libreria OS, e poi diciamo salva tutti in un file di log alcune informazioni, tra cui il PID, o cioè il process ID di STR più STR, e vabbè, sostanzialmente il nome del file in input e poche altre cose. Specifico un attimino ancora il PID, cioè il process ID. Cioè, quando noi lanciamo un applicativo in ambiente Unix, adesso viene associato un determinato codice univoco a noi, e poi sostanzialmente serve questo codice univoco per fare determinate operazioni su questo processo. Noi ovviamente abbiamo bisogno di questo codice univoco per poi andare a chiudere in automatico il programma. Stop e upload.py invece legge per prima cosa il file di log generato da startacquisition.py, quindi legge sostanzialmente il process ID, quindi questo PID, e quindi va a chiudere il processo STR più STR, prende il file binario e lo converte in due file RINEX, uno per le osservabili e uno per il messaggio navigazionale, utilizzando chiaramente RTK. Scusate, ConvBin, non mi veniva. Si connette quindi poi al server FTP, sempre mediante una libreria di Python che si chiama FTPlib, controlla l'esistenza oppure genera le cartelle appropriate e carica i file RINEX sul server. Dopodiché, rimuove i file RINEX e il file binario dal Raspberry. Questo perché, diciamo, noi preferiamo tenere la memoria del Raspberry quanto più possibile, pulita, e per non intasare il Raspberry, che, come vi dicevo prima, non è che abbia grandi, capacità di storage. Invece, lo script createDailyRINEX.py è proprio quello script che invece gestisce la creazione dei file giornalieri. Quindi, si connette al server e scarica i 24 RINEX relativi al giorno precedente. In realtà, diciamo, lui si connette, dico 24 perché dovrebbero essere 24 a regime, poi in realtà lui si connette alla cartella generata con il nome del giorno prima e scarica tutti i file che trova, ricampiona questi file a 30 secondi, quindi usando gfz rnx, li unisce in un unico file, poi si connette sempre al server, controlla l'esistenza oppure genera di nuovo le cartelle appropriate che saranno, diciamo, da un'altra parte del server, carica i file, poi rimuove ovviamente i file RINEX dal Raspberry. Questa operazione, attenzione, va fatta sia per quanto riguarda le osservabili, quindi i file con estensione .obs, se seguiamo il formato RINEX 2, e sia per i file navigazionali. Ricordo ovviamente che entrambi i file sono indispensabili per effettuare il positioning. Ok, questi script sono fatti, però ovviamente devono essere eseguiti periodicamente dalla macchina. Quindi per eseguirli periodicamente possiamo distinguere due scenari. Una fase di accensione e spegnimento, quindi appena accendo cosa succede, e invece una fase di regime. Chiaramente accendo il Raspberry può essere acceso in un orario qualsiasi, non per forza alle ore giuste, e quindi non si creerà un file, diciamo, di un'ora completa. Bisogna gestire anche questo caso. Quindi nel primo caso, sostanzialmente bisognerà andare a modificare il file che nel Raspberry si trova sotto la voce etc e poi rc.local, inserendo solamente lo script startacquisition.py. Quindi in questo modo, appena il Raspberry si accende, verrà eseguito lo script start acquisition e quindi in cascata viene eseguito str più str e si comincia la registrazione del dato. Invece bisognerà, nel secondo caso, andare a inserire gli script sia start acquisition che stop acquisition nel file etc crontab, specificando con una sintassi appropriata che gli script devono essere eseguiti al minuto 00 di ogni ora. Quindi, allo scadere di ogni ora,
il computer, quindi il Raspberry, in automatico stopperà, quindi eseguirà il file stop e upload.py, quindi stoppa e carica i dati e immediatamente dopo riinizia l'acquisizione per l'ora successiva. Invece, per quanto riguarda la creazione invece dei file di osservabili giornaliero, anche questa deve essere eseguita periodicamente, ma ovviamente non ogni ora, ma una volta al giorno. Quindi basterà semplicemente scrivere lo script, modificare, scusate, il file etc crontab, inserendo anche lo script create dailyrenex.py, specificando che venga eseguito solo una volta al giorno a un determinato orario scelto a piacere. Ora, in questa slide vedete diciamo l'esempio del file etc crontab, in cui in queste righe qua dove ho il cursore adesso specifico ad esempio la registrazione dei dati grezzi e il caricamento sul server, quindi lo script start e stop e upload.py, eccolo qua, e sotto invece la creazione dei dati grezzi, quindi start acquisition.py. Comunque sia, la sintassi forse non è utile analizzarla ora, su internet si trova facilmente che sintassi dovete specificare per inserire gli script nel file crontab. Passerei invece a farvi vedere quello che è il prodotto finito. In questo caso, appunto, la GIF mostra il nostro server accessibile da internet con le cartelle dati Rinex orari divise per anno, mese e giorno. Queste cartelle vengono create in automatico dagli script e per la cartella giorno, come vedete, vengono registrati sia i dati gli osservabili che i messaggi navigazionali. Oltre ovviamente le cartelle, questi qua sono i dati diciamo a un secondo. Oltre le cartelle di dati orari abbiamo le cartelle di dati giornalieri, anche se divise per anno e mese, e qua troviamo le cartelle dei dati orari del mese di ottobre, per esempio, sia in formato binario, sia in formato di osservabili che invece messaggio navigazionale. Vediamo invece la posizione in tempo reale con QGIS. Vi ricordo che in QGIS esiste un pannello apposta chiamato pannello informazioni sul GPS che consente di specificare, come vedete dalla GIF, un indirizzo IP dal quale prendere la stringa di dati NMEA e sostanzialmente vediamo adesso la posizione in tempo reale del nostro ricevitore GNSS. È possibile inoltre attivare lo strumento di digitalizzazione, come sto facendo in questo caso, e vediamo quindi che viene anche evidenziata e visualizzata la traccia del nostro ricevitore. Ora, in questo caso è fermo, cioè fermo, ovviamente si muove una posizione al secondo diversa dalla precedente, si sta muovendo nell'ordine di pochi centimetri, ovviamente. Se invece avessimo un ricevitore, stessimo facendo un rilievo, diciamo, in cinematico, la visualizzazione della traccia sarebbe sicuramente più interessante. Per ultimo, invece, vediamo come utilizzare il nostro ricevitore con RTKNavi. In questo caso io utilizzo il ricevitore come rover, quindi vedete che vado a specificare un indirizzo IP e una porta. In formato di dati grezzi, chiaramente nel mio caso è l'uBlocks, mentre utilizzo come base la rete, diciamo, la rete GNSS Ligure. Chiaramente, come dicevo prima, nulla mi vieta di specificare il mio ricevitore come base anziché come rover e utilizzare come rover un altro ricevitore a mia disposizione. Vado in questo caso a salvare sia degli output, quindi schiacciando start, vedete che subito ottengo una posizione di tipo float. All'inizio chiaramente di un posizionamento NRTK si ha la posizione in formato float e dopo qualche secondo, minuto, a seconda del tipo di ricevitore, la posizione dovrà passare in fix proprio perché diciamo, si riesce a stimare quella che è l'ambiguità di fase. Ora, appunto,
La GIF dura un pochino, ma vedete, siamo passati in fix in questo momento. Bene, per maggiori dettagli, ovviamente vi invitiamo a condividere la pagina GitHub e a vedere il codice sorgente. La faccio vedere. La pagina è esattamente questa. Se volete, perché non mi funziona? Ok. Gli script di cui vi dicevo li vedete esattamente qui, quindi start acquisition, stop e upload, DNSS receiver, create daily linux.py. Se avete a disposizione un Raspberry, un ricevitore e volete provare ad utilizzare questo codice, non dovete nient'altro che andare nella cartella code e copiarvi, scaricarvi questa libreria e copiarla nel vostro ricevitore, nel vostro, scusate, Raspberry e mettere gli script a crontab come vi ho fatto vedere. Abbiamo fatto, scusate, anche un manuale più o meno dettagliato sul quale vengono spiegati come utilizzare questi dati. E niente, tornando alla presentazione, direi che possiamo dare spazio a vostre domande. Prima però vi ricordo il prossimo appuntamento con i Jailbreak che riguarderà l'editing dei dati online con l'Heatmap e G-Softing. Ok, vi invito chiaramente a fare domande perché potrebbe essere, diciamo, un buono spunto di conversazione e soprattutto di condivisione di idee, anche solo per dire: ma come mai questa cosa è stata fatta in questo modo? Io l'avrei fatta in modo diverso, oppure se possono essere fatte altre cose. Mi senti? Sì. Ciao, sono Giampaolo. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo fare una domanda, insomma, innanzitutto, ho visto l'hardware che hai utilizzato e in effetti quell'hardware permette di acquisire, sì, sulla porta seriale, ma probabilmente anche dalla UART, no? Ecco, perché non hai utilizzato diciamo, questo secondo canale per acquisire un secondo streaming o addirittura un terzo streaming? Sì, vero, bella domanda e sicuramente molto interessante come cosa. La risposta è perché non l'ho ancora testato. Quindi è il prossimo step è provare quello. Addirittura, scusate, provo a tornare un attimo indietro con le slide. Scusate, mi si è un attimo frizzato, forse così, ok. Volevo vedere se dalla foto si riesce a notare. Comunque, il ricevitore uBlox Dead F9P viene venduto con una shield particolare, tipo Arduino, la quale in realtà consente anche di collegarvisi via Bluetooth e via Wi-Fi. Quindi, leggendo bene il manuale, però ripeto, sono quasi certo di questo, non al 100%, quindi non prendetelo proprio come oro colato. Diciamo, i dati possono essere accessibili anche via Bluetooth o via Wi-Fi. Ecco, devo un attimino però capire questa cosa qua. Non capisco come mai ora la presentazione. Non so se faccio così. Comunque sì, quello potrebbe essere sicuramente un buono spunto. Ecco. Perché questo penso, immagino, avrebbe reso più semplice l'archiviazione del dato, ad esempio quello a 30 secondi. Sì,
Forse sì, nel senso che si sarebbero potute lanciare, ecco, si potrebbero lanciare due sessioni, una ovviamente sulla seriale e una ad esempio sulla UART. Avevamo anche, diciamo, pensato questa soluzione, ma per ora abbiamo percorso questa. Però effettivamente sì, bisogna un attimino capire le caratteristiche di questa schedina. Eccola. Vedete qua il ricevitore in realtà è posizionato qui dove ho il mouse, questa schedina bianca, sì, è un po' piccola. Qua abbiamo l'antennina Wi-Fi e Bluetooth, questo invece è il cavo antenna, quindi sì, il ricevitore può gestire anche altre uscite. Perché in effetti così si potrebbe fare anche un archivio, vabbè, in locale, insomma, che magari è sempre preferibile. Guarda che Sì, lo fai lo stesso, hai ragione, sì. Probabilmente sì. diciamo l'archivio locale, ecco, io non lo farei sul Raspberry, perché diciamo che il Raspberry, come unica scheda di memoria, ha le SD, e io delle SD personalmente mi fido molto poco, perché so che anche, ad esempio, un altro problema di cui non ho parlato, ma è abbastanza evidente, è quello che dopo un po' di tempo le SD si corrompono, hanno, diciamo, una quantità limitata di scrittura dei file, dopo la quale sostanzialmente diventano abbastanza inutilizzabili, quindi c'è un po' questo rischio. Però è anche vero che utilizzando per esempio Wi-Fi o Bluetooth per gestire lo stream, è chiaro che uno potrebbe salvarle poi su invece un computer più carrozzato, ecco, che non il Raspberry, quindi questo ovvero potrebbe aiutare nell'archiviazione dei file in locale. Detto Oppure mi questo, viene in mente un data logger da collegare direttamente alla UART e che magari archivia su un hard disk, insomma, su. sì, anche quello può anche essere, sì, esattamente, sì, si può anche fare quello volendo. Detto questo, comunque a noi piace molto, ecco, l'archiviazione dei dati su server, però chiaramente uno potrebbe non disporre di un server remoto, quindi rendo conto anche di Certo. questo aspetto. Avendolo a Grazie. disposizione è buono sfruttarlo, secondo noi. Poi chiaramente non avendocelo a disposizione, sì, si possono trovare ovviamente soluzioni alternative, chiaro. Allora, grazie e vi faccio i complimenti. Grazie mille. Ci sono altre domande? Cerco di tenere sott'occhio la chat, però appunto vi invito, come ha fatto Giampaolo, ad accendere pure il vostro microfono e a parlare liberamente. Ok, direi che se non ci sono altre domande, allora noi possiamo concludere qui. Attenzione, scusate, ho letto ora la domanda di Enrico. Potrebbe essere possibile far partire l'acquisizione solo a richiesta nel momento in cui ho bisogno di un'acquisizione?
Beh, sì, ovviamente sì. Dipende come si vuole gestire la cosa, nel senso si può chiaramente far partire l'acquisizione STR to STR anche senza lo script Python, quindi banalmente andando a digitare la sintassi da linea di comando, oppure si può creare un programmino ma proprio uno script che serva per lanciare str to str a comando, ma quello sì, diciamo, si può fare tranquillamente. Ovviamente, poi non è detto che in questo caso debba essere seguito tutto il workflow che sta seguendo questa stazione, ma banalmente uno lancia questa istanza, si trova il file in locale e poi manualmente lo salva dove vuole oppure lo converte, insomma, si fa quello che meglio crede, ecco, sì. Quindi la risposta è sì. L'ottica, diciamo, di fare uno script per lanciarlo a comando era solo quella di renderla un pochino più user friendly, magari appunto per delle persone che non sono proprio informatiche, ecco. Però in questo caso ricordo anche che si può utilizzare ad esempio da un computer la versione a linea di a la versione con interfaccia grafica di RTKlib. Se invece disponiamo di un Raspberry, chiaramente questo non può essere fatto, però ripeto, si può lanciare tranquillamente a comando la versione STR per STR. Posso fare un'altra domanda? Avete Assolutamente, sì. pensato ad implementare un NTripCaster? O ci state pensando, insomma? Step numero 3, sì, l'idea poi sarebbe quella, diciamo, questa stazione, renderla accessibile in realtà poi per le persone intorno a noi a Genova, sostanzialmente, però sì, l'idea poi è quella di poterlo fare. E RTKlib gestisce anche questa possibilità, quindi poi in realtà non dovrebbe essere troppo complicato. Sì, ci Però sono dei software gratuiti, insomma, anche qualcuno a pagamento, insomma, però. sì, diciamo che è vero che nelle ultime slide io ho scritto prodotto finito. È anche vero che diciamo forse con la prima versione, poi anche un po' sulla base delle risposte e dell'interesse che abbiamo lato, diciamo, dagli utenti, dal pubblico, andremo avanti nell'implementazione. Diciamo, questo è un progetto che ci siamo comunque autofinanziati, per cui diciamo, il riscontro da parte degli utenti è, diciamo, importante per noi e quello che poi ci spingerà a sviluppare altre cose oppure o meno, ecco, sostanzialmente. Chiaro che non parliamo di grandi sviluppi così complicati, però insomma ci farebbe piacere, ecco, avere quantomeno un riscontro di quello che stiamo facendo per poi continuare. Bene, grazie. Prego. Allora, Mauro chiede, c'è un progetto francese open, Centipede, avete avuto modo di utilizzarlo? No, però io ne avevo letto qualcosina. Se non ricordo male, era quel progetto che riuscivano a implementare, diciamo, una base con un Raspberry e anche uno schermino per il Raspberry, se vado a memoria, magari potrei confondermi. Non
diciamo che non l'ho utilizzato direttamente, l'avevo comunque adocchiato. Secondo se è quello che, a cui mi riferisco, comunque non fanno cose molto molto diverse da quelle che in realtà poi sta facendo questa stazione o che comunque poi sarà volta a fare questa stazione. Però magari potrebbe essere su questo suggerimento, potrebbe anche essere un'occasione per rispolverare un pochino questo progetto e vederlo un attimo. È chiaro, ecco, che non l'ho detto, anzi, grazie a Mauro colgo l'occasione per citarlo. Diciamo che esiste una comunità di RTK Lib, sostanzialmente, che si chiama RTK Explorer, nella quale vengono sostanzialmente condivise molti progetti open source che hanno come base RTK Lib. Immagino e credo che questo progetto tu l'abbia trovato in questo forum, forse. Comunque sia, ecco, lì vengono condivisi molti progetti, molti dei quali molto interessanti, e anche e soprattutto delle versioni invece modificate dagli utenti di RTK Lib. Ricordo ad esempio che la versione di RTK Lib che sta girando sul Raspberry in questo momento non è la versione ufficiale di RTK Lib, ma una versione modificata presa da questo blog, da questo forum, che si chiama RTK Lib Demo 5, perché diciamo, questa versione è ottimizzata per lavorare con ricevitori doppia frequenza e supporta bene anche la costellazione Galileo, cosa che invece non accade per la versione di RTK Lib, diciamo la versione diciamo standard di RTK Lib. Quindi sì, vi invito sicuramente a visitare questo RTK Explorer per appunto vedere alcuni progetti, provare se volete a replicarli e vedere altre versioni di RTK Lib. Sì, ovviamente grazie Enrico per averci seguito e la registrazione sarà pronta, diciamo, in mattinata. Tarda mattinata, direi sul nostro canale YouTube, dove ci sono ovviamente tutte le altre registrazioni. Mauro dice che Centipede ha realizzato una versione RTK GPS Plus specifica per ZF9P. Allora, forse stiamo parlando di due progetti diversi, mi confondo io. Lo guarderò sicuramente. RTK GPS Plus, lo dico per le altre persone in ascolto, diciamo, è la versione diciamo, per Android di RTK Lib. Sì, diciamo che è quella versione che funziona sostanzialmente collegando un ricevitore GNSS allo smartphone. Bene, direi che se non ci sono altre domande, a questo punto io chiuderei qui questo jailbreak, quindi questo mini ciclo di jailbreak sulla costruzione di una stazione permanente GNSS a basso costo. Vi ringrazio per averci seguito e vi invito ancora una volta a visitare sia il nostro sito che la pagina GitHub per
per maggiori informazioni e ovviamente vi invito anche a iscrivervi al nostro canale Telegram che diciamo sui Geobreak. Capisco come mai si siano scasinate le slide. Stavo cercando di mettere l'ultima slide. Direi che ho qualche problema. Scusate. Ok, a questo punto vi invito inoltre a seguire il nostro prossimo Jailbreak il 18 novembre alle 8:30 su l'editing online dei dati con Heatmap e G-Sosting. E in questa slide trovate anche le informazioni per iscrivervi al nostro canale Telegram, qualora non siate già iscritti. Perfetto, grazie a tutti a questo punto per averci seguito e buona giornata.